Bentornati con l'informazione di Vegan OK TG News, che questa settimana si apre parlando delle nuove sconvolgenti immagini degli investigatori di Animal Equality, che mostrano migliaia di polli ammassati al buio in condizioni igieniche scarse, operai che spezzano a mani nude il collo di pulcini ritenuti scarti, polli ritenuti troppo piccoli per raggiungere il peso necessario alla vendita, volutamente privati dell'acqua e lasciati morire di sete. Questo accade all'interno di 8 allevamenti di polli del Regno Unito, strutture gestite da Moy Park, noto fornitore di McDonald's. Si tratta di un grande produttore che alleva e uccide più di 312 milioni di animali all'anno. In Italia, intanto, dopo i casi di contagi in alcuni allevamenti salumifici della provincia di Mantova, preoccupa il focolaio scoppiato all'interno dello stabilimento AIA della provincia di Treviso. Sarebbero 182 i contagi tra i lavoratori della struttura, tutti asintomatici, a fronte di 560 test effettuati. Nonostante questo, l'azienda ha scelto di non chiudere l'impianto di macellazione, riducendo solo del 50% la produzione, per consentire un maggior distanziamento tra i lavoratori. Parliamo ora invece di consumo di carne, perché si registra un crollo del 30%, con la conseguente riduzione delle macellazioni pari al meno 4,5% per la carne bovina e al meno 15,8% per la carne suina. Questi dati hanno già portato la Commissione europea a stimare per l'anno 2020 un calo della produzione di carni bovine dell'1,7% e dei consumi del 2,7%. La pandemia sta generando a livello mondiale un grande cambiamento in termini di abitudini di acquisto. I consumatori si stanno spostando verso proteine di origine vegetale e stili di vita più sani. Il mercato dei senza è fiorente e cattura l'attenzione di un sempre maggior numero di consumatori. Dalla rilevazione di Osservatorio Immagino in collaborazione con Nielsen emerge che sono ben 13.153 i prodotti alimentari a scaffale che hanno in etichetta un'indicazione relativa all'assenza di un componente o un ingrediente e realizzano un fatturato di 6,8 miliardi di euro. I prodotti con claim senza zuccheri aggiunti hanno aumentato le vendite del più 9,1% e quelli con pochi zuccheri sono cresciuti del 7,6%. Altri claim hanno comunque registrato performance di vendita superiori alla media, senza glutammato più 4,9%, senza additivi più 2,7%, senza olio di palma più 1,6%, non fritto più 6,1%, senza lievito più 1,9%. Osservatorio Immagino ha trovato 9.431 prodotti che si presentano come senza glutine e senza lattosio, pari al 13,1% dell'offerta alimentare complessiva. Impossible Foods, numero 2 a livello globale per la produzione di alternative vegetali alla carne derivati dopo Biomeat, ha da poco annunciato di aver ottenuto altri 200 milioni di dollari di finanziamento dopo i 500 milioni di dollari ottenuti a marzo. In totale si calcola che la startup californiana finora abbia raccolto circa 1,5 miliardi di dollari dal 2011. L'azienda ha dichiarato che i fondi ottenuti, grazie agli investitori, verranno impiegati per espandere i propri programmi di ricerca e sviluppo, ma anche per accelerare la produzione su larga scala, rendendo le alternative plant-based più competitive sul mercato. Secondo gli esperti, il mercato della carne vegetale crescerà di 3,17 miliardi di dollari entro il 2024. Approfondite le nostre notizie e le indagini di mercato su osservatorioveganok.com, diretto dalla nostra Laura Serpilli. Torniamo con un nuovo telegiornale la prossima settimana, puntuali su questa rete. Grazie per averci seguito.